Abbiamo a questo punto i premi speciali della giuria. E ci siamo, allora ci siamo. Cardinale, se vuole può rimanere con me perché vediamo insieme il video, perché lei è coinvolto nella premiazione di quello che è il premio assoluto di quest'anno. In realtà non è una sorpresa, perché sono stati comunicati di stampa diramati in questi giorni, lei lo ha anche anticipato nella sua prolusione. Un premio a cui teniamo particolarmente. La giuria unanime ha votato per un ragazzo straordinario che a soli 11 anni è diventato e sta diventando un esempio di vita per molte persone, non solo negli Stati Uniti, ma ormai in giro per il mondo. Cody, tocca a te. Cody McCaslin, vincitore assoluto del premio internazionale Giuseppe Sciacca 2012. From USA, Cody McCaslin. Hi, Cody. Ciao. Io inviterei a salire, a raggiungerci Sua Eminenza Don Bruno Lima, Fabrizio Marsili, per omaggiare questo straordinario atleta. Cody McCaslin. Just 11 years old, and against all difficulties, Cody has great energy and a big desire of life. Cody is an outstanding example for all. Congratulations. Cody, thank you. Vi leggo la motivazione del premio. Ragazzo di 11 anni che, benché privato degli arti inferiori a causa di una grave patologia da cui è stato colpito nei primi mesi di vita, è dotato di straordinarie capacità atletiche che lo vedono campione in diverse discipline sportive. Unisce alla tenacia, alla determinazione, allo spirito di sacrificio una grande sensibilità, una sana gioia di vivere e un forte senso di altruismo. Sì, da rappresentare una splendida icona di atleta propositiva dello spirito olimpico di tutti i tempi. Cody McCaslin. Ci sono una serie di premi, appunto, che consegniamo a Cody. C'è un altro premio che la segreteria greca del premio dona a Cody, che è il simbolo della vittoria più antico, ovvero la corona d'alloro. Sì. Devo chiamare Spiros Karaoulanis dalla Grecia e Giorgio di venire qua un attimino. Sì, puoi dire tu meglio la cosa. Allora, in realtà Giorgos ha proposto alla giuria del premio il nome di Cody, che è stato evidentemente subito, ecco qua, un giovane atleta greco che ha proposto appunto al premio il nome di Cody, che è stato favorevolmente accolto, ed eccolo qua, Cody. Cody, how are you? I'm good. Is the first time in Italy for you? È la prima volta per te in Italia? This is my first time in Italy. You like? È la prima volta per me in Italia. I like coming to Italy. It's really cool. Molto molto bella. Stamattina, tra le altre cose, ha fatto delle visite. Tu hai un grande sogno, quello di partecipare alle Olimpiadi di Rio. Would you like to participate in next Olympic Games in Rio? Yes, I would like to participate in the 2016 Olympic Games. That's what I'm training for. Tu dici che sogna di partecipare alle Olimpiadi, appunto, le prossime Olimpiadi, quelli a Rio de Janeiro in Brasile. Noi te lo auguriamo di cuore. Queste sono, appunto, alcune delle protesi che Cody utilizza per i suoi sport. Buonasera. It's such an honor for me to be here in Italy, in the Vatican, receiving the
board of Premio Absoluto. This is the furthest I've been from my home in Dallas, Texas. Several months ago, I was in Colorado at the U.S. Olympic Training Center for a swim meet. Before flying home, I went with my mentor, three-time Paralympic swimming medalist Rudy Garcia Tolson, to a place called Garden of the Gods. It was an amazing rock-climbing place. I had never been to a place like this before, with huge boulders covered in ice way up in the mountains. Even though I'm missing both my legs, I could still climb to the top of the rock formations, and it was fun. Some people see me and feel bad for me because I don't have legs. For me, not having legs motivates me to show others what I can do. As long as I can remember, if I wanted to do something and my lack of legs made it challenging, my family always helped me find a different way to do whatever it was. I have been blessed to hear, to learn to problem solve and overcome at a young age. Although medically I may be considered to have a disability, I don't believe I have a disability at all. I believe it is a gift. This gift has allowed me to travel around the world and meet some very famous people. But most importantly, it has allowed me to share my story in a way that I can help motivate and inspire other people. One day, one of my goals is to compete in the 2016 Paralympics for the U.S. in swimming. I began training to make this dream a reality when I was 5 years old. I know with the support of my family, coaches, and Challenge Athletes Foundation, it will become a reality. Another one of my goals is to attend the University of Texas, where I plan to study to be an anesthesiologist. I truly enjoy helping others. Working as an anesthesiologist will help others to be healed and not feel pain. One last thing. God has blessed me with the opportunity to share my story with new amputees, such as veterans returning home from the war, from Iraq and Afghanistan, and kids that lose a limb. I love telling my story and showing them that I can still do anything they want, just a little differently. In closing, I want to say grazie to George Babataki for hearing my story and nominating me for this incredible award. This is a sincere honor and experience I will never forget. I also want to thank my family who support, help, and push me above and beyond my dreams. Without them, none of this would be possible. Grazie. Ciao. Cody, che ha ripercorso un po' la sua vita, questo grande regalo, non credeva di farcela, invece ce l'ha fatta appunto i suoi percorsi, passando anche attraverso lo sport, il nuoto e anche questo importante ruolo di supporto che fa con i militari dell'Afghanistan, per cui incontra i cosiddetti militari americani che purtroppo per colpa della guerra hanno subito delle mutilazioni e che diventano, grazie a Cody, un motivo di energia, di carica per andare avanti. Cody è diventato una sorta di motivatore per questi militari. Ovviamente poi ha ringraziato la sua famiglia per il grande supporto. Ti auguriamo veramente il meglio. Cody McCasland. Cody, tu sei grande. Tu appartieni a te stesso perché hai una personalità affascinante. Tu appartieni alla tua famiglia, ma tu
appartieni al mondo. Tu sei una speranza per il mondo. E tu hai detto che Dio ti ha dato l'opportunità di condividere qua con noi. Tu ci hai dato oggi felicità e ci hai dato esempio, ci hai fatto vedere di che cosa è capace un uomo che crede in se stesso. I bambini, i ragazzi, i militari che hanno avuto problemi hanno in te un esempio, e un esempio cristiano di pazienza, di sforzo, di fiducia. E non si può essere un buon cristiano senza un bel sorriso che tu dai a noi e al mondo. Grazie, Claudio. You have a big smile, and Afghanistan soldiers believe in you. Siccome Cody vuole partecipare alle Olimpiadi, e qui abbiamo anche un altro campione olimpico, Pavlo Scondidis, che lo chiamo qui, allora noi abbiamo deciso di regalare il simbolo delle Olimpiadi, il simbolo greco, che lo accompagna al grande viaggio che lui farà in Brasile, in tutte le altre Olimpiadi. Devi tradurre però, perché lo capisce Cody. He's a champion of Olympic Games in London. Yeah. Una corona benaugurante per Cody e per le sue Paralimpiadi di Londra 2012. Grazie. C'è ancora un altro premio. Cody. Occhio, non vorrei rimanesse incastrato. Ok, perfetto. Is another gift from Greece. Grazie. Grazie. Vuoi fare? Sì, possiamo farlo? Do you want running? Do you want running? Here? Yeah? Sure? Non se lo fa dire la seconda volta, ti piacerebbe correre, vuoi correre, vuoi far vedere come corre. Certo. Ancora fatevi un applauso, ma io vorrei vedere tutti in piedi, perché adesso accogliamo Cody, che ha voluto fortemente cambiarsi appunto per darci questo ultimo messaggio, che vorrei fosse un po' il suo saluto, e forse l'omaggio simbolico che vorrei restasse nel cuore di tutti. Forza, speranza, energia, carica da parte di questo straordinario ragazzo di 11 anni che è il vincitore assoluto dell'undicesima edizione del premio Giuseppe Sciacca. Anzi, proviamo a fare una cosa, perché non proviamo a portare il ritmo come si fa negli stadi durante appunto un'esibizione? Ecco, beh. Signore e signori, arrivederci alla prossima edizione. Cody McCaslin! Grazie a tutti, buonanotte. Chiudiamo nel segno di Cody McCausland. Appuntamento alla 12ª edizione. Grazie.